La polizia lancia un video su YouTube per una vacanza senza sorprese, soprattutto per evitare truffe. Il testimonial della campagna è l'esperto di comunicazione digitale Marco Calmisani Calzolari, che collabora spesso con la Polizia di Stato sul tema delle truffe online. Sempre più persone scelgono di organizzare in totale autonomia le vacanze e questa tendenza attira spesso l'attenzione dei malintenzionati, facendo aumentare il rischio di imbattersi in tentativi di truffa. Attenzione principalmente alla lettura degli annunci. Dovrebbero mettere in allarme descrizioni particolarmente vaghe, la totale mancanza di recensioni o un profilo utente creato da pochi giorni. Esaminiamo sempre i dati dell'annuncio, le foto utilizzate e tutte le informazioni di contatto che sono presenti dentro l'annuncio. Anche le foto delle case, dobbiamo cercarle sui comuni motori di ricerca per scoprire se sono false. E poi verifichiamo l'autenticità dell'annuncio, verificando l'URL, quello che appare nella barra dell'indirizzo. Controlliamo la validità delle proposte, verificando i feedback lasciati da altri utenti. E diffidiamo da offerte lontane dai prezzi di mercato. Come pagamento utilizziamo solamente il metodo proposto nella piattaforma ufficiale, non accettiamo bonifici, carte prepagate, non paghiamo in quel modo. E sempre occhi aperti perché i truffatori sono dappertutto.